Buongiorno, siamo qui oggi a presentare il progetto Differenze, che è un progetto della UISP a livello nazionale e vede Martina Franca tra i pochi centri a livello nazionale che svilupperanno questo progetto. È un progetto in rete con la scuola, il centro antiviolenza, la UISP e l'amministrazione comunale di Martina Franca. Questo progetto si inserisce in tutta quella serie di attività che ormai ininterrottamente vengono fatte sul nostro territorio, sia come ambito che come comune, nel prevenire la violenza di genere. È chiaro che si tratta di un retaggio culturale che bisogna cambiare attraverso la formazione soprattutto dei nostri ragazzi. Quindi il progetto prevederà una serie di incontri sia laboratoriali, a cura appunto dell'esperta del centro antiviolenza Rompiamo il Silenzio di Martina Franca, con cui ormai dal 2013 come ambito Martina Franca e Crispiano siamo in convenzione proprio per tutte queste azioni di prevenzione sul territorio. Il comune di Martina Franca, come al solito, non è assente da queste iniziative, siamo contentissimi di poter lavorare con i nostri ragazzi nelle scuole e personalmente andrò a discutere con i ragazzi dei dati regionali di ambito e comunali della situazione della violenza sulle donne nel nostro territorio, che, come ho avuto modo di dire nella presentazione del progetto a scuola, è una cosa che ci tocca direttamente, non è purtroppo una realtà lontana da noi. Buongiorno, sono Anna Corma, sono la presidente del Comitato Territoriale UISP Valle d'Itria e sono anche la referente dei laboratori scolastici del nostro nuovo progetto Differenza. Questo progetto Differenze è ideato dalla UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ideato nel 2017, poi con diversi problemi, Covid, eccetera, è slittato fino ad adesso. Lavoreremo nelle scuole superiori e qui a Martina Franca lavoreremo con la scuola superiore di Leonardo da Vinci, dove due classi, una classe del plesso motolese e un'altra classe del Leonardo da Vinci al Pergolo, faranno diverse azioni teoriche ma anche pratiche. Le lezioni sono organizzate in questa maniera qua, che le prime lezioni saranno tutte sul linguaggio, sui stereotipi, sul bullismo, cyberbullismo, eccetera, eccetera. E poi ci saranno lezioni di role playing, un'associazione, una società che verrà di P&B, People and Business. Dopo ci saranno moduli pratici dove si farà movimento, sport, espressione corporea, Feldenkrais, eccetera. E alla fine ci saranno 5 incontri con una nostra social media manager dove i ragazzi e le ragazze faranno una campagna di comunicazione e preparano un evento finale. Questo evento finale sarà più o meno programmato per fine aprile, l'inizio di maggio dell'anno prossimo, e sarà in piazza di Martina Franca. Dunque i nostri partner sono, oltre alla scuola, anche il CAV, Centro Antiviolenza di Martina Franca Rompiamo il Silenzio, e il Comune di Martina Franca. Dunque questo in breve il progetto Differenze per fare il contrasto alla violenza sulle donne. Perché è importante questo progetto? È importantissimo perché vediamo purtroppo ogni giorno ci saranno stragi di donne che vengono uccisi e vogliamo proprio lavorare con i ragazzi e le ragazze perché loro siamo convinti che loro possono cambiare le cose.
I grandi, gli adulti hanno la loro cultura e sono già hanno le loro idee, però noi proviamo veramente con i giovani di cambiare le cose. Buongiorno a tutti. Siamo qui oggi presso la sala consigliare del Comune perché è un momento importante per la vita scolastica, ma io penso per la vita proprio della città. È un progetto sulle differenze di genere che noi come scuola non potevamo non farne tesoro e soprattutto inserirlo nel percorso formativo dei nostri ragazzi. Oggi più che mai dico che dopo questi quasi 2 anni di chiusura abbiamo registrato, e gli organi di stampa ce ne hanno dato atto, dico quasi quotidianamente, sulle violenze sulle donne. Sono temi che a volte, io dico in famiglia, in genitori e figli, forse non si affronta perché c'è il tempo che il nostro acerrimo tiranno. Non abbiamo il tempo con i nostri figli di parlare su tematiche importantissime. E allora ecco, la scuola se ne deve fare capo e testo e affrontarlo con i nostri studenti più che mai. Questo progetto l'ho accolto veramente, ma il Collegio dei Docenti come il Consiglio d'Istituto ha accolto favorevolmente questa pregevole iniziativa proposta dalla WISP di Martina Franca in collaborazione con il Comune, proprio perché, ripeto, è una tematica fondamentale per formare i nostri giovani, i nostri futuri cittadini. E sono state scelte come diciamo target 2 classi terze che affronteranno il percorso insieme agli esperti e alle associazioni appunto inserite in questo bellissimo progetto. Altre 2 classi terze saranno un po' il confronto, proprio per capire al termine del percorso qual è stata la valenza significativa, quindi ripeto formativa, educativa, ma proprio di riflessione, di analisi da parte dei ragazzi su questo tema fondamentale che poi educazione alla cittadinanza attiva è un cardine del percorso sulla cittadinanza attiva. E oggi siamo qui proprio per sensibilizzare anche la cittadinanza. Noi da soli non possiamo fare niente. Come diceva Pascal, noi siamo solo un punto, un anello, un filamento di una rete e la rete, se funziona in sinergia, scuole, istituzioni, associazioni, sicuramente i risultati li otterremo. Quindi io mi auguro che il percorso sia, abbiamo iniziato giusto ieri, oggi con questa conferenza stampa e durante il percorso dell'anno vedremo alla fine i risultati.